livello. Sì, no, è proprio... Cari amici, salve. Anch'io peccherò stasera di ingenuità e dirò che forse siamo di fronte ad un passaggio storico. Il sistema elettorale maggioritario che ha dominato l'ultimo trentennio è alla fine. Ritorna il proporzionale e, come dice il giornalista Augusto Minzolini a proposito del nuovo partito di Renzi, non siamo di fronte alla solita scissione, ma si tratta di una scomposizione e ricomposizione del quadro politico in vista della nuova legge elettorale proporzionale. Renzi, Calenda, Bonino e quel che resta di Forza Italia probabilmente convergeranno a formare un partito di centro liberal democratico. Sta a noi, popolo della famiglia, impegnarci per trovare una sintesi insieme ad altre forze politiche e civili per rifondare quel partito di centro cristiano che, colmando un vuoto, diventa fondamentale per la formazione di qualsiasi maggioranza in questo nuovo sistema. Ciò permetterà di realizzare finalmente alcuni punti fondamentali del nostro programma. È finito il tempo delle caotiche coalizioni di centrodestra e centrosinistra legate al maggioritario. Tornano i partiti, i movimenti di centro, di destra e di sinistra, a rappresentare tutte le culture politiche del nostro paese, con la temporanea eccezione del Movimento 5 Stelle trasversale. Anche noi dobbiamo partecipare a questo importante processo storico, senza rinunciare ai nostri fondamentali valori cristiani. Grazie. Grazie. Pochi minuti, sintesi, giovane. Grazie per il giovane. Spero di esserlo ancora per tanto tempo. Allora, inizio salutandovi tutti, ma ringraziando ciascuno di voi, perché ogni parola che ho scambiato con voi veramente è stata edificante e bellissima. Guarda, veramente vi ringrazio ciascuno di voi con tutto il cuore. Questo, cioè, il popolo della famiglia non è solo il nome del partito, ma è reale, cioè noi siamo una famiglia, io vedo in voi tanti fratelli, tanti padri, veramente siete meravigliosi. Poi ringrazio il nostro coordinatore nazionale perché riesce sempre a fare sintesi, quindi hai un ruolo perfetto. Però purtroppo mi associo alle parole del tuo collega Herman, cioè abbiamo bisogno di chiarezza su alcune posizioni dirigenziali, cioè noi vogliamo chiarezza con chi dobbiamo parlare e chi dobbiamo ascoltare sulle indicazioni date sui singoli territori, perché parlando con molti di voi è nato questo problema. Quindi una dirigenza chiara, nazionale, dove ogni persona effettivamente riveste quel ruolo e noi sappiamo tutti quanti che quella persona ha quel ruolo, ci serve per non creare confusione ed essere concreti sui propri territori. Quindi Nicola, questo lo affido a te perché io ho una stima grandissima. Come ti dico sempre, ho bisogno di te per andare avanti, ma non una cosa egoistica, ma perché in te vedo quella persona che fa sintesi. Quindi io ti pongo questa riflessione. Seconda riflessione, il mondo ecclesiastico. Voi sapete un po' i miei studi, noi non siamo un ente ecclesiastico, quindi dalla Chiesa non potremo mai avere un riconoscimento anche come persona giuridica privata, quindi dimentichiamo questo. Possiamo essere portatori di questi valori ed essere riconosciuti dalla Chiesa soltanto attraverso persone serie, preparate e concrete. Se non vedono questo in noi, è difficile che ci affidano le loro istanze, perché siamo una voce dei tanti, come ha detto Herman o altri. La Chiesa ha messo all'interno dei partiti cattolici del PD, cattolici di Forza Italia, cattolici qua, cattolici là, ma sono cattolici? No, perché poi vanno lì e entrano nelle logiche di potere. Quindi soltanto attraverso una formazione concreta di noi e soprattutto partendo dalle piccole amministrazioni possiamo diventare partito. Se non siamo nei consigli comunali, nei consigli provinciali dopo, nei consigli regionali, è difficile approdare in Parlamento e portare avanti i nostri valori, perché i nostri valori sono di vocazione parlamentare.
Certo, la base è tutto, ma la nostra vocazione è parlamentare. Non ci prendiamo in giro, perché un consigliere comunale, col gender che io come sempre propongo di levarlo, ma non perché non sia il nostro cavallo di battaglia, uno dei nostri valori, ma io nelle trasmissioni televisive, durante l'Europeo, voi sapete, sono stato candidato all'Europeo, il Molise ha fatto lo 0,6, una bella percentuale, ma insignificante. Ma io quando andavo in televisione pretendevo quei 2 minuti di intervista, il giornalista prendeva il mio santino, chiamiamolo così, che entra nelle scuole, e io durante le europee, al posto di parlare di infrastrutture, sanità privata pubblica, risorse, finanziamenti di progetti europei, dovevo parlare del gender nelle scuole. Gender, scusatemi, sono molto italano. Gender. Ma è per l'inclusione, non è questo il problema, ma noi il gender nelle scuole è uno dei nostri valori, è uno dei nostri punti, è una delle nostre battaglie, ma non è la battaglia decisiva, è una delle battaglie. Quindi anche questo ti affido, coordinatore, penso che, anzi spero che sia condiviso. Quindi veramente l'ultima cosa e chiudo, veramente chiudo, noi siamo il partito della verità. I giovani, in particolare l'ho detto durante il meeting alla nostra coordinatrice, i giovani per essere presenti qui e raddoppiare le presenze attraverso dei giovani che vogliono veramente fare politica, hanno bisogno della verità. Noi siamo l'unico partito che dice la verità, l'unico, se non esce questo fuori da qua, che siamo gli unici a dire la verità, gli unici in tutta Italia, in tutti i partiti, siamo come gli altri, ma noi non lo siamo, ci distinguiamo totalmente e sostanzialmente. Quindi usciamo da qui come Nicola ci esorta a dire la verità, punto. Io vi ringrazio e vi abbraccio tutti quanti, grazie. Grazie. Beh, io sono abbastanza emozionato, quindi però cerco di riassumere brevemente quello che sta succedendo nella mia città, perché è un piccolo miracolo dove il PDF diventa consistenza. Grazia, ci sono tante mamme come Grazia a Monopoli, in una città dove nei prossimi 3 anni verranno investiti più di 700 milioni di euro da privati, dove c'è una grossissima azienda, la prima in Europa che produce biodiesel, 2,5 miliardi di fatturato che ci sta intossicando, e noi pochissime persone in umiltà diventiamo concretezza. Possiamo farlo, quindi io invito ognuno di voi da domani mattina a fare pressioni all'interno dei nostri consigli comunali, ad andare a sentire quello che dicono quando ci sono i consigli, fare istanze per l'accesso di quello che loro fanno nella realtà, e diventare veramente pane spezzato per persone come Grazia. Io ringrazio il PDF perché il PDF ha dato consistenza alla mia fede e alla mia preghiera, perché oltre alla preghiera poi il Signore ci invita ad essere attivi, produrre fatti, e noi siamo in grado di produrli fatti sul territorio. Ho creato una piccola strategia a Monopoli, non parlo più di Mario Adinolfi perché parlo di prima del PDF, non ci vedono più come il partito di Medjugorje, adesso ci vedono come delle persone incazzate che sul territorio vogliono dare voce a persone come Grazia, dopodiché faccio andare sul profilo di Mario e capiscono perché noi siamo grandi, perché abbiamo un condottiero che in qualche maniera è visto come uno degli ultimi, e iniziano a conoscere il PDF con degli atti concreti. Proposta, telefonino, siamo nel pieno della terza rivoluzione industriale, c'è un binomio fantastico, energia e comunicazione, sono dei pilastri essenziali che hanno costituito la rivoluzione industriale, la capacità di saper comunicare, la capacità di produrre energia. L'abbiamo in sintesi il telefonino negli ultimi 20 anni ha stravolto il nostro modo di vivere. Allora non possiamo far rialzare l'economia se non investiamo in questi pilastri. Io sono stato a contatto con l'amministrazione Barroso, portavo la borsa di un signore che è stato chiamato dalla Comunità Europea, ho riscritto il piano energetico per la regione siciliana. E questi sono i pilastri a cui il PDF deve guardare con un occhio molto particolare, perché è pur vero che abbiamo bisogno di figli, ma è pur vero che abbiamo bisogno di lavoro, e siamo nel pieno della terza rivoluzione industriale,
e questi sono sicuramente dei pilastri che ci faranno portare milioni e milioni di posti di lavoro. Io vi ringrazio, perché ringrazio ognuno di voi per quello che mi date, perché siete il mio sostentamento, e ringrazio anche quelli che non conosco, perché sono convintissimo che ognuno di noi ogni giorno fa una preghiera per questo bellissimo movimento che è vita, verità e forza per tantissime persone. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Eraldo, candidato alle europee per il popolo della famiglia. Candidato alle europee per il popolo della famiglia, vi calabrese, vi porto il saluto di tutti gli amici della Calabria. Salvatore è presente, Vincenzo, c'è una nutrita delegazione. Beh, dobbiamo dire questo, noi, che io oggi sono contento perché stiamo affrontando i temi, che sono i temi propri della politica. E il partito cresce proprio perché oggi sono venuti fuori una serie di indicazioni che sono elementi di crescita per crescere sempre di più, perché abbiamo una grande responsabilità come popolo della famiglia. Perché questa grande responsabilità? Noi a Cosenza abbiamo raddoppiato i voti. Devo dire la verità che in questa campagna elettorale sono tutti voti personali presi. C'è stato poco coordinamento tra tutti i candidati a livello dell'Abruzzo, perché la circoscrizione meridionale comprendeva 6 regioni, dall'Abruzzo a Reggio Calabria. Sono stato quello più votato, proprio di Cosenza, cioè una, se vogliamo, provincia anche marginale, rispetto alla Campania, alla Puglia, all'Abruzzo. Questo significa che, e di questo anche devo ringraziare mia moglie, perché io faccio un percorso di fede che mi costa molto, perché il mio percorso di fede non concilia molto l'impegno politico con l'impegno della Chiesa. Però io lo faccio da sempre, lo sanno tutti, e continuo ad andare avanti. E devo dire la verità che le telefonate che abbiamo fatto, abbiamo avuto voti uno o due, ma abbiamo avuto voti in molti, moltissimi comuni. Abbiamo buttato un seme, Pomigliano d'Arco, 2 voti, per dire. I genitori di De Maio. Bravo, no, Gennaro Carotenuto con la moglie. È vero, magari fosse stato questo, hai ragione. Questo è importante, guardate, perché abbiamo una grande responsabilità, perché l'elemento è fondamentale. Io chiedo che la prossima assemblea ci sia molto più spazio per dialogare su queste cose nostre, organizzative, fondamentali, perché la responsabilità che il popolo della famiglia oggi è fondamentale per questo nuovo modello di umanesimo che si vuole proporre. Ci sono 2 possibilità, ecco, di un nuovo umanesimo: quello progressista e di sinistra, che porta all'umanesimo di sostituire l'uomo con il robot, l'utero artificiale, e propone la teoria utilitaristica di Bentham: massimizzare il piacere e minimizzare il dolore. Il dolore e la sofferenza non servono, ma come diceva anche Bernanos, ma se l'uomo non prende di peso il dolore non arriva alla verità. E per noi la verità è quella di passare dai momenti tristi, dai momenti fondamentali, quello che ci ha detto pure Grazia, perché per il cristiano la sofferenza non è un mezzo da eliminare, come ci vogliono far credere, questo nuovo umanesimo, come ci vuole far credere, sostituire l'uomo, renderlo schiavo. Perché il cane, se gli dico alzati 1000 volte, lui si alza, perché il gatto non ti contrasta. Ma noi sappiamo benissimo che l'io e il tu sono la stessa cosa, e l'uomo deve misurarsi con l'altro. L'altro è il nemico, l'altro è la moglie, l'altro è la sofferenza, l'altro, se non arriviamo alla perfetta conoscenza dell'io, significa, per arrivare a questo, che dobbiamo conoscere profondamente noi stessi e accettare la vita. Primo punto. Secondo punto fondamentale è questo, guardate. Oggi
Io ieri ho partecipato, proiettato, nel gruppo di lavoro del popolarismo distorso. Quale popolarismo oggi? Ecco, la domanda è proprio questa, è quello che dicevo proprio anche ieri. Guarda, ho finito. Guarda, in caso sono capitato qui, perché il popolarismo distorso è venuto fuori in un momento particolare della storia della nostra storia dell'Italia. Ricordiamoci agli inizi del secolo, dopo l'economia sociale di Don Toniolo e la Rerum Novarum di Leone XIII, che venivano fuori discorsi fondamentali per cui c'era una società distrutta. C'era una società che era completamente distrutta, che veniva fuori dalla guerra, veniva fuori dal dolore, veniva fuori da una... E in quella situazione è nato l'appello ai liberi e ai forti. E in una situazione di questo tipo che si pone, si pone in modo fondamentale una rinascita. Ed è la rinascita che il popolo della famiglia oggi prende come peso proprio, personale, quello di proporre un nuovo umanesimo solidale, integrale, dove la partecipazione, la sussidiarietà e la solidarietà sono i pilastri fondamentali del popolarismo e della dottrina sociale della Chiesa, non dei populisti, non grazie, assolutamente dei sovranisti. Grazie. Il popolarismo è un modo di essere, di vivere, che è quello di accettare la vita, perché la vita è un dono. Grazie, e della vita non è proprietario né lo Stato e non sono proprietari gli altri. La vita, ed è fondamentale la famiglia, questo è fondamentale. E allora andiamo avanti con coraggio, devo dire, perché il nostro è fondamentale, il nostro impegno per questa società che predica il bene, però provoca, grazie, cioè dire la morte, predica il bene però fa il male. È una società che sta andando alla deriva, quindi andiamo avanti con coraggio e cerchiamo di essere presenti nel territorio, perché ci sarà sicuramente un momento di crescita nuovo, per non per noi ma per i nostri figli. E come diceva ieri il ragazzo, che non sono d'accordo, il popolo della famiglia non crescerà con le nuove generazioni, il popolo della famiglia è qui, il nuovo modo di fare politica, di un nuovo modo di imporre una società più umana, una Aldo, società ancora è qui. Andiamo. E da noi, da qui dobbiamo partire. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, 4 minuti. Buongiorno a tutti, anche i saluti dagli amici di Salerno, Valle dell'Irno, di tutta di cui sono coordinatore. Volevo dire semplicemente una cosa. Noi stiamo perdendo, abbiamo perso delle battaglie. La guerra no. Vi voglio far fare un balzo di 80 anni fa, quando all'inizio del pensiero unico totalitario, che esportò il suo regime in tutta Europa e altre parti, dopo 3-4 anni di grandi sciagure, di grandi guerre, di grandi battaglie, coloro che erano contrari hanno vinto. Anche noi vinceremo. Pazienza, forza di volontà e tanta fede, noi vinceremo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, è bello ritrovarsi, oggi festeggio il mio onomastico con voi, quindi ho diritto a un minuto in più come regalo, per dire che io sono qui con voi, con gli amici del popolo della famiglia. Per motivi miei personali posso essere poco presente purtroppo sui social, di cui conosco l'importanza comunicativa, però ci sono e sono qui, qualcuno mi ha chiesto. 3 cose velocissime. Sulla presidenza sono discorsi inutili che fanno quelli là che in qualche modo ci vogliono male. Io dico sempre, come giustamente dice Matteo Renzi, che il suo nemico è Salvini, non Zingaretti, noi dovremmo auspicare che tutti quanti quelli che hanno qualcosa in comune con noi dicessero: il nostro nemico è Zingaretti, sono i radicali, non è certamente Mario Di Nuovo. Purtroppo però molti non lo fanno, e questa cosa a noi
qualche volta ci può pesare. Io credo che senza Maria Ninoffi non ci sia il popolo e la famiglia, punto. Seconda cosa, purtroppo siamo in un contesto in cui chi fa la disobbedienza civile come Marco Cappato poi risolve i suoi problemi. Noi a Salerno abbiamo una persona che si è fatto 20 giorni di carcere perché con il caso Englaro andò a fare una protesta eclatante alla stazione di Acropoli, è stato condannato a 20 giorni di galera, quindi la disobbedienza civile purtroppo viene poi gestita in maniera diversa. Ma quello che mi interessa di più è parlare di voti, elezioni, perché siamo un partito politico. Allora, io ringrazio ancora una volta gli amici del Piemonte, perché lo sforzo organizzativo che hanno fatto per andare alle elezioni regionali, a prescindere dall'entità del risultato, secondo me ci consente le prossime regionali di andare, una volta che abbiamo raccolto le firme, a sederci al tavolo e a trovare dei compagni di strada. Non parlo necessariamente di centrodestra, possono essere delle civiche, ma dei compagni di strada, perché oggi, sebbene in prospettiva un po' lontana forse ci sarà un proporzionale in qualche modo, perché secondo me qualcuno lì vorrà arrivare, per cui tutto conterà, però oggi che ci sono le regionali noi abbiamo un appuntamento e dobbiamo essere presenti alle elezioni, perché altrimenti il partito politico perde la sua connotazione. La prossima importante tornata è quella dell'Emilia Romagna. Io suggerisco di, uno, ovviamente si parla poi si ragiona, uno, raccogliere le firme per avere la possibilità di essere competitivo e di sedersi a un tavolo. Poi ragionare sull'ipotesi di coalizione con compagni di strada che in qualche modo comunque condividono i nostri valori. Questo è un momento delicato perché in Emilia il centrodestra combatterà per spuntare una regione che è una roccaforte rossa, per cui là ogni voto è determinante. Quindi se noi là riusciamo a imporre il nostro simbolo in una coalizione, sdoganiamo il nostro partito, perché la logica dei partiti politici forti è quella di non riconoscerti, tu non esisti, non ti conosco, non ti invito, non sei nessuno. Allora se noi forti della testardaggine del Piemonte, e quindi sappiamo che noi un 1, pure se fosse solo l'1%, col tempo poi questi risultati miglioreranno, ma noi se poniamo sul piatto la testardaggine che abbiamo avuto in Piemonte, andiamo a dire guarda noi comunque ci presentiamo, quindi attento a valutare la nostra proposta, secondo me potremmo riuscire a ottenere di essere una coalizione. E in una coalizione cambia tutto, perché non c'è quella logica del voto utile che a noi ci ha penalizzato in maniera enorme, ed è questo il motivo per cui poi alla fine secondo me i risultati diventano difficili, perché se tu non l'elezione è vissuta dall'elettore come una scommessa di cavalli, io scommetto ma voglio vincere, non vado a giocare il biglietto per perdere. E lo stesso vale anche per le elezioni, anche per le comunali. Perché il consigliere uscente ha più forza o quello che mette i manifesti? Non perché il manifesto convince una persona, ma perché se tu vedi i manifesti di un candidato sai che quello ci sta puntando veramente, sta spendendo soldi per far uscire i manifesti, quindi è uno che ci punta. Allora questi fenomeni influiscono sulla decisione di voto. Se uno viene percepito come soggetto che fa solo testimonianza, raccoglie solo il voto della testimonianza. Ovviamente noi siamo convintissimi testardi, perciò siamo ancora qui dopo 3 anni, e quindi va benissimo. Però se vogliamo fare una svolta in senso politico, questa è una valutazione da fare, perché l'Emilia Romagna, una volta che riesci, se riesci, ad essere seduto al tavolo, puoi chiamare anche in Campania, dove noi andremo a votare nel 2020, a dire guarda, là l'hanno fatto, facciamolo anche noi. E secondo me questa potrebbe essere la chiave di svolta, tanto le elezioni politiche ormai ci sono 1000 persone che hanno interesse ad arrivare al 2023, quindi pure se ogni tanto qualcuno dice no ma guarda tanto Renzi fa cadere il governo, parte io non ci credo, è solo una questione di divisione di quote, ma anche se dovesse cadere il governo 1000 persone lavoreranno per trovare una soluzione di salvaguardia nazionale, istituzionale, governo dei tecnici, inventeranno qualche cosa, ma a votare si va nel 2023. Quindi concentriamoci sulle regionali, accordi col centrodestra, con liste civiche, ma dobbiamo essere presenti alle elezioni, perché altrimenti resistere per 3-4 anni senza essere presenti alle elezioni non va bene per un partito politico. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.